So I cannot abort my child, because if I have baby now, I born it. Understand? Because I don't know, and I don't want to kick. I cry every day. Yeah, every day I cry. You cry every day. Piangono per la paura di dover abortire e soffrono perché costrette a prostituirsi per saldare il debito con gli scafisti. Torniamo al centro rifugiati di Mineo, qui l'immigrazione, oltre a ingrossare le tasche degli uomini di Mafia Capitale, ha dato il via a un triangolo dello sfruttamento che arriva fino alla grande discarica di Lentini, passando per la Catania Caltagirone. Vi abbiamo già raccontato della prostituzione che va in scena ogni giorno intorno al CARA, ma la vicenda ha un risvolto ancora più angoscioso, gli aborti, che qui hanno numeri impressionanti. L'azienda sanitaria Franca di Mineo e il centro nostro allora che abbiamo a Catania, ne abbiamo in pratica 13 e 12, il totale insomma. E tutte con questo, esatto, tutto con un target di prevalenza di nigeriane. 25 aborti in un anno, ecco come si vive in quella che per le nigeriane doveva essere la terra promessa. Interruzioni di gravidanza volontarie, ma fino a un certo punto, perché queste ragazze non hanno scelta. You was in the car of Mineo? I was in camp. In camp of Mineo? Sì. You was in camp of Mineo and now you must do it for pay the trip? Sì. Ti hanno bruciata? Sì. With fire? Sì. Now you are not free. No. Quando devono abortire, le nigeriane spesso si recano all'ospedale di Caltagirone, dove Michele Giongrandi, ostetrico, ha maturato una lunga esperienza. La sofferenza che ha trasparato attraverso gli occhi, attraverso i racconti. Le donne venivano per forti emorragie, non dicevano che avevano abortito perché avevano preso delle sostanze particolari e l'hanno fatte abortire. Violentate ad esempio durante il viaggio, soprattutto nelle carceri libiche. Alcune proprio le ricordo in maniera molto emblematica, altre perché magari erano rimaste gravide all'interno del carro stesso. Queste ragazze devono comunque pagare il biglietto che hanno devono pagare per aver fatto la tratta, quindi per aver affrontato questo viaggio assurdo, e quindi l'unico modo probabilmente che hanno è quello di prostituirsi.